camoro, camoro, tenna dolia, callo erdo c'è sta. Maestro. Figlia pulissi, oi l'ortulano, cavai allora e te tu vai a figlia, forza bene. Oi questia, sudata mia, carunga noscia, sa malattia, oi tu bestia, sudata mia, carunga noscia, sa malattia. Buonasera agli ultimi arrivati, ma ci sono pezzi da 90, quella che è in braccio a papà si chiama? Emma, buonasera, abbiamo fatto due canzoni per i bambini e voi non giravate. E poi il giovanotto? Come? Lorenzo, come Don Lorenzo, nostro, il caro nostro Don Lorenzo. Lorenzo ed Emma, poi gli altri sono grandi. Allora, un problema, dopo che l'ortulano... Avanti c'è posto, venite per aspettare così si viene ancuno. Una volta che però è chiuso con l'ortulano, perché la natura dell'uomo, stasera non vediamo una verità, no? Non potevo dire solamente chicchiari, chiacchiare, no? Non siamo soddisfatti. Difatti, cantavano un ciuccio. Che non fanno ciuccio? Avevano ciuccio, ariello, che era una cosa fina, si la faceva ragnando da sera alla mattina. Ora io che faceva pari a nute noi, ciuccio bello di sto cuore, come te può azzamare, che sei triste. Quando m'è morta moglie, ma non è più dispiacere, senza sospire lacrime, ai va sotterrare. Mo che m'è morto ciuccio, c'aggiù un gran dolore, ciuccio bello di sto cuore, come te può azzamà. Ciuccio mia, per chi si è morto? Avvenito, non è che ha potuto un canto di canzone. Per non ricordare, per sciogliere il tuo cavo. Come? Acqua cavo del su che era noce. Io non la so, ci può mambare dopo. Sono canzoni un pochettino significa. Che comincia la cosa a semente un pochettino. Per chi uno è più dispiaciuto quando le mora lo ciuccio? È una battuta, no? E no, quando le muore la moglie. Perché l'animale, avete visto che ci sono anche persone che si affezionano assai all'animale, troppo assai, hai lasciato anche caso, troppo assai, se. Perché pulire bene una persona non è facile, perché abbiamo, noi stiamo assieme stasera, ne salutiamo, poi quando sei stato tu e io assieme, quando ci sono i momenti, non è facile. Perciò mo c'è la settimana santa, dici confessate, che non è confessare. È sta fatica che facciamo, a me pulire bene così come siamo. E quindi nessuno di noi si può fare meraviglia, perché ci vuole la grazia di Dio, no? Questo è lo senso da questione. Volere bene un animale, un canicello ti fa sempre festa, magari la moglie, un marito, un padre, la mamma, un frate, un sole, fa sempre festa, ti ripete sempre le stesse cose. Noi invece abbiamo bisogno, ne siamo voluti bene come siamo, ecco, però a parole è facile, poi nei fatti non è facile, ecco perché è un Padre Eterno ha mandato Gesù. E poi un'altra cosa che abbiamo pensato, questa canzone bella che potremmo cantare assieme iniziando, tutto sul progresso, no, che abbiamo ottenuto. Io mi sono ricordato quando voi i fiorentini vi siete ribellati, anziani, quando si è cambiata la data della festa di San Michele, no?
alla domenica, perché cominciavano tutti a lavorare, e quindi un giorno che cadeva l'8 maggio, vi ricordate quante cose sono cambiate? Casa è bella, ma signore, tu hai visto, io, ma ci mancava di tanto tempo, avevo un sacco di comodità, case, macchine, vestiti, elettrodomestici, giacca, tutte cose, però c'è una cosa con va, no? Non è cu... E mi è venuta in mente la canzone Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. Sono partite parecchie persone, ma che hanno congiuso, che hanno trovato, no? Vi ricordate gli americani? Nuova l'America, carri larghi, scritti larghi, vuoi carri scritti, un frigorifero, un freezer, le prime cose. Mostriamo meglio noi che loro, perché il mondo cambia. Siamo già in un momento particolare. Ecco, poi gira e ritorniamo sempre alle cose vere della vita. Le cose vere della vita sono a ne volere bene, la famiglia. E che se sulle cose che ti durano forza, sia se sei ricco, sia se sei povero, sia se sei bello o se brutto, se sei sano, se sei malato, capito? È la forza. Ecco. E la settimana santa serve a fare cerimonie, ecco, a stare davanti al suo mistero di Dio che ne perdona sempre e che ne può dare a forza e ne vuole bene. Quindi prima di entrare in cosa cantavo assieme questa canzone, a me mi piace come la cantava José Feliciano. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono e niente sulla mia malattia, paese mio ti lascio, vado via, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Niente, da domani si vedrà, e sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra, e se la notte piangerò, è una nenia di paese suonerò. In attesa della vostra, noi vi ringraziamo sentitamente, e visto che siete arrivati voi,
ci poniamo una domanda: ma che cos'è la vita? Io sa canzone l'hai registrata e l'ho messa pure su internet, no, su YouTube. Se voi avete fatto ma che cos'è la vita, ricerca Giancarlo Gatto, sono 23.000 24.000 visite. Guardate che a Giancarlo Gatto non conosce nessuno, è un titolo esa canzone, cioè significa che c'è su guaglione che vanno su internet e scrivono ma che cos'è la vita. Guardate che impressionante. Non è capito chi me. L'altra canzone pure è più conosciuta, siamo tutti sotto lo stesso giro, 7.000, 8.000, chissà che, 23.000-24.000 visite, per chi è lo titolo? Voi avete capito che cos'è la vita? Lo scopriremo solo vivendo. Cos'è la vita? Ma che cos'è l'amore? Non si capisce se si dorme, se non ci metti il cuore. Ma che cos'è il cuore? Ma che cos'è il cuore? Non è una pompa come dicono i dottori. E guarda tutto quello che c'è intorno. La vita passa in fretta e non fa ritorno. Svegliati e guarda, non dormire, dalla bellezza lasciati ferire. Allora, avete capito com'è? Amestà, tiente, perché avete visto udito, usando, passa una volta davanti alla casa, o no, mi sbaglio, bisogna stare attento, perché già la vita, l'occasione, un padre eterno, e non ha tutti di capire qual è la questione, però se uno dorma, come si dice, chi dorme non piglia pesce, e questo è un problema, con noi ci potremmo fare niente, ne potremmo solamente aiutare. Ma che cos'è la vita, la vita, la vita, ma che cos'è l'amore? Lo si capisce piano piano, ma se ci metti il cuore, ma che cos'è il cuore? Ma che cos'è il cuore? Della bellezza e della verità è il cercatore. E non è solo per il sentimento di un momento, di questa nostra vita umana è lo strumento. Non si accontenta mai di niente, ti fa sentire sempre mancante. Colgo l'occasione per presentarvi questo mio grande amico, che è un grande musicista, però si abbassa su una cumea, Virginio Aiello, il pianista più bello. Lui fa jazz, fa bossa nova, insomma, insegna musica, così devo diventare, però nessuno può entrare. Allora è chiaro, la questione, un cuore nostro non è mai contento. Gesù Cristo dice, se pure conquisti il mondo e punzi con Dio. Un'altra canzone simpatica, io quando io alla scuola non insegno più a scuola. Ogni sabato mattina già si entra a scuola, mentre i corridoi cantavo, un sabato si chiama allegra cuore, per chi ne te una bella la moglie, per chi ne brutta le scura il cuore, è meglio che lo sa. E dico, io con ne tigno moglie, no, come... Com'è stupida questa canzone? È molto probabile che uno che tiene la moglie bella, la moglie ci può fare pure i corni, perché te non sa che è scondito, è insoddisfatto, non è vero quello che dice la canzone. E magari uno che tiene la moglie non è un granché, però se vuole un bene, perché alla bellezza, dopo ti accusa, dopo la prima veduta, dopo che ci sta assieme,
è come un profumo, avete visto? Quando tu menti, io ne uso profumo, un paracomia ne uso profumo, usano un profumo, io ne uso. Dopo che tu menti un profumo, dopo un po' non senti più, o no? O non è così, non lo senti, lo senti all'inizio, così è la bellezza, è la sostanza che la che conta, e non siamo mai contenti, perché ecco, noi siamo fatti in una maniera, non siamo mai soddisfatti. Allora, che cosa avevamo messo? Ecco, c'è stata una ragazza di Acri che io non ho conosciuto, no? E si chiama Susi. Chissà capo, ha vinto un anno, il 21 giugno del 2004, è morta, perché a gennaio ha scoperto di avere la leucemia, la forma fulminante, a giugno è andata. Ma è stata una guagliola, chissà capo, che per esempio, vedete, l'ultimo giorno ha voluto un pace, perché è morta a Catanzaro, l'ospedale di Catanzaro, ha voluto un pace con lei, perché di solito ci stava sempre la mamma, perché si era accorta che un pace faceva più fatica ad accettare questa circostanza della malattia e del fatto che lei si avvicinava alla morte. Io quando l'hai conosciuta, l'ho conosciuta il primo settembre, ma non a lei, ho conosciuto la mamma, ma mi dato un po' di acqua, una bottigliella magari, una bottigliella. Era giunto ad Acri a fare l'incontro con certi guaglioni da parrocchia e dice: oggi pomeriggio celebra la messa per Susi, che è il compleanno, il primo settembre era nata, e venne la mamma e lo pace, e la miseria, cioè, mamma mia, che brutto, no? Quando è arrivato il pomeriggio, si è rimasto colpito, perché ha incontrato una femmina che aveva la faccia sofferta, no? Perché erano 3 mesi che era morta, però aveva una luce, sa mamma, Rosetta, che mo siamo amici, particolare. E poi mi ha dato un fogliettino, che avevano dato all'undicesimo, il 21 luglio, quando avevano fatto la messa, che hanno ricordato io 4.000 euro che lo giorno, e se, poi se trovavano un missionario di passaggio africano, e si ha portato questi soldi, e con questi soldi ci ha fatto una chiesa all'Africa, perché subito il signo di Susi, di sta morte, ha portato tanto frutto all'Africa. Quando mi ha dato su fogliettino, io sono rimasto impressionato, perché lei scriveva sul diario 5 giorni prima di morire, io mi dico comunque, sentitelo quello che vi canto, io non c'ho messo una virgola, quello che vi canto era scritto sopra sto fogliettino, e a fianco a una montagna, e l'aveva disegnato una montagna pizzuta, e una parte ci aveva messo l'acqua, no? E sbiego, e pece, e sterpaglia, e dall'altra parte il sole, i fiorellini, i cuoricini, gli uccellini, tutta una cosa bella, no? Una montagna pizzuta, perché aveva capito la questione. Sentite parole, io manco una virgola ci ho messo, tutto quello che ha scritto lei, e io ci ho messo solamente la musica, che pure Virginia gli piace. Forse la meta non è la vita in sé, forse la meta non è la vita in sé, ma è la forza della vita che senti dentro l'anima, la forza della vita che senti dentro te. Ma è la forza della vita che senti dentro l'anima, anche quando di fronte a te c'è la morte. Thank you.
cancellare forse la metà. Non è la vita in sé, forse la metà. Non è la vita in sé, ma è la forza della vita che senti dentro l'anima. La forza della vita che senti dentro te, ma è la forza della vita che senti dentro l'anima. La forza della vita che senti dentro te. Ne rendiamo conto noi, ne rendiamo conto che c'è di ingenuo. Sì, se sta ragazza non avesse avuto sa circostanza, un venire fuori a forza. Perché mo facciamo un bisogno. Perché è lo bisogno cambiare la via. Un bisogno ti fa venire forza, l'energia che si fa a troppa comodità. Univiziati figli, univiziati perché non ci facete bene, non ci facciamo bene, un nome commuove. I zingari, che io sono stato 7 anni allo stadio, che sono brave persone, sono come noi, né più né meno, anche uno c'è il suo vizio che andrà a rubare, e chi secondo me, ma lo caccia. Però ci sono pure zingari buoni, e sono sensibilissimi, non sa che tradizione, e non sa che, non sa che efisime e superstizione. E poi con i figli guai, perché io vanno alla scuola tanto, perché ne dispiace, perché andiamo alla scuola e non carcere la scuola, non carcere, sono brutte le scuole nostre, tranne l'eccezione, specialmente le scuole medie, le scuole superiori. Io ce l'ho stato perché sennò ero sulla crisi, perché mancano persone appassionate, mandano persone che ti incoraggiano, ti fanno, ti aiutano, non che tu hai studiato, che ci vengono a fare. Mo alla Francia è nato un movimento dei genitori, che ci donano non so che come, tu ci vai da tutti questi compiti, a dei anni io capo, i guaglioni, tutti scienziati di venire, e poi depressi, mamma mia, perché non bisogna cambiare. Allora, chissà, canzone, mo che, più che altro recito, un ritornello canto, sentitela, perché ne dice non sa che verità, e le verità fanno male, però la verità libera, e dopo che andiamo alla verità e libertà, la minore. Chi è lo bisogno cambiare la via, e chi è lo bisogno che ne fa circa, e un vero bisogno cambiare la via, e lo bisogno è una compagnia. Abbiamo cantato Agoria, compagnia, un bisogno dell'ortolano, no, du ciuccio, du paese, da amici. Chi se lo prende? Perché? E quando nascimo, guardate Emanuele, non vi preoccupate che può fare quello che vuole. E quando nascimo e veniamo all'uscio, piangiamo, gridiamo sul bisogno nostro. E con i nudi non sappiamo fare niente. Avevo bisogno, ma siamo impotenti. Avevo bisogno di essere lavati, vestuti e abbracciati, allattati e annacati, guardati e parlati, giocati e riduti. Avevo bisogno e ne sente voluti. Signor contento che tu ci sei, tante di mamma, da non con le parole, con l'occhio. E se ne va buona, ed avevo vicino no padre e una mamma che se vuono bene, parenti, amici, abbastanza tranquilli, crescimo sereni,
senza tanti grilli. Ma se vicino c'è gente scongiosa, gente arraggiata e delusa, gente scontenta e delusa, triscimo male, con lo cuore chiuso. Chi gli fanno male? No, sentiamo tutte queste notizie. Che genitore hanno avuto? Che infanzia hanno avuto? Gesi carcere, probabilmente con Virginio dopo Pasqua andiamo giù carcere a suonare, a cantare queste canzoni, a fare una serata a un momento così, come stavo facendo qua, con i carcerati, quelli guardano già la faccia. Perché io non giù carcere? Perché io non giù carcere? Se non ero figlio di Rosetto di Marello, di Tonino Gatto, di Maruzzo Liveto, Alberto Liveto, cioè se non era cresciuto in un ambiente bello, sano, un po' di sono delinquente, che t'hai fatto io? Allora, catine nudi che ci sono giù il cuore nostro, tanto dolore, pagano giusto per lo peccatore. Un cane muzzica allo sciazzato, un po' pariello, è sempre gabbato. Ma alla ricota da fera si parla, alla squagliata da neve si vida. Chi ne oggi rida, domani può piangere. Dio vida e provvida e non serva a ghiaccio. Perciò è venuto ed è nato un giastallo. Perciò si è fatto inghiovare alla croce per accompagnare, poter aiutare noi poverielli a non ne fare ingannare, che ci sono le fortunate e le sfortunate, la luce cara. Quello che soprasse già fratello, l'orfano, quello che non ha mai conosciuto la mamma o il padre. E che li sono sfortunati, chiami. Perciò si è fatto inghiobare alla croce, perciò c'è la settimana santa, per ritrovare speranza. Tutti, non solamente a chi ne diciamo a me mi aiuta mezza buona, e per chi mi ha dovuto dire mezza buona a me. Ecco, qua è il problema, la vita nostra di uomini. Chi non conosce a Gesù Cristo, io fino a 26 anni, signorato a 30 metri, manco, 20 metri di un tabernacolo, io sono uscito dalla panza di mamma alla casa, sono stato a mollo già a chiesa con Don Lorenzo, scout, azione cattolica, ma non conoscevo a Gesù Cristo. Difatti a 18 anni io mi sono signorato alla chiesa, non ci sono signorato più, 19, 20, 21, 22. Verso 22, 23 mi signori è avvicinato non per conoscere Gesù Cristo, per conoscere una guagliona. Perché chi se la verità, amici miei? Noi parliamo, poi chi non conosce Gesù Cristo e chi ne c'è crida, è come un amico, se c'è convida, giù cuore, a pace, già comincia a sempre, campa con dentro e non se lamenta. Se vuoi sapere se una persona ha contratto a Gesù Cristo, non se lamenta. Quando trovi una persona che non se lamenta, né nella gioia, né nel dolore, né nella salute, né nella malattia, là ha incontrato a Gesù Cristo. Susi, sa guagliona che hai cantato prima, chissà che ha incontrato a Gesù Cristo. E non mi desidera che esso. Un nome sforzare fa i bravi, fa i buoni. Noi a me desiderare, guardando alcuni, i santi, perché la Chiesa dice, chi lo è uno santo? No? Perché dice così la Chiesa? Perché chi è una persona che ha ricevuto lo Spirito Santo? Non è che si è sforzato di diventare santo. Capito? Perciò è a preghiera, non è pregare solamente per stare buoni. Ecco, allora mo cantiamo a verità e libertà. A verità e libertà, che sa avete sentito proprio? Che dice, a chiove a morire un giovane. Ci sei, maestro? No, no, va, passa. A verità e libertà. A verità e libertà, a verità e cangiare.
già su momento, non segno io, capazzo gira un mondo, non segno io, capazzo a zarubiento, e a chiove a morì, non c'è vol niente, la verità è bella verità, ma noi facciamo tutto per non c'è, pensa e chi fa male, a pensare non si volente, perciò parlavo sempre senza dire niente, la verità è che siamo malati, ridemo cavidimo ma siamo cecati, guardiamo poco e senza intelligenza, e ne fermiamo sempre solo all'apparenza. Sembra un autoconvincimento, no? Ma chi sa fede nostra, amici miei? Perché se i morti o risorge, o dice a San Paolo, o dice Giancarlo Gatto, c'è scritto su Bibbia, se i morti non si risorgono, se il padre non è risorto, se i bambini che muoiono continuamente non sono risorti, sì, sì, 22 guaglionielli e 12 anni che bomba, sono chiusi da quella galera, un sono risorto. Gesù Cristo non è risorto. E se Gesù Cristo non è risorto, a chi serve questa vita nostra? Ma quando è che io comincio a capire che Gesù Cristo è risorto? Ecco, non quando sento un breve tessano, un nome non sano, un poco ciutigno come mia, puro, un poco poco. Uno può cominciare a se pone un problema, però un basta. Un basta, amici miei. Sanno vede cose straordinarie, ma non cose straordinarie, ma anche all'umore e apparizione della Madonna. La Madonna appare. La cosa straordinaria, vede qualcuno che veramente vive con questa certezza.
ci sono famiglie che si sono aperte alla vita, tenono 7, 8, 9 figli in giù 2012, non solo tenono 7, che è già un miracolo, partano, vanno se parte in giù un mondo per andare ad annunciare Gesù Cristo, non con le prediche dei prediche, come Don Lorenzo conosce, no? Io Don Lorenzo dei prediche, Don Lorenzo quattro parole, ma ricordo, e sono importante, eh? Nostro Signore Gesù Cristo, chi insomma ricorda Don Lorenzo io? Una brava persona, accogliente, ci mancherebbe altro, ma Gesù Cristo, non hai capito io quando seguì a Don Lorenzo? Non si può capire, amici miei, con che ne cacciare? Si sta con la sua, la casicella, la cosa, se è una brava persona accogliente, fai un catechismo, ne voglio un io, un nechiso catechismo, un cristianesimo, amici miei, un nechiso. È una cosa buona, che non è una cosa mala a me. Io ringrazio Dio. Ma un cristianesimo è, Amadon è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. San Francisco e Paola, i santi, su santi, per opera dello Spirito Santo. Natuzza, un nechiso si era assunnata e aiutare milioni, migliaia e migliaia di persone ha aiutato una tozza. O l'hanno aiutato i prieti. Ma avete visto ieri sera le Iene? Ancora ma avete visto? Che cosa squallida. Un prieti nella sacrestia che parlava e faceva cose proprio squallide. Allora chi se l'ha dato un problema? La Madonna, a Međugorje, su 100 anni che la Madonna appare. Perché se noi prieviti erano prieviti, i cristiani e le famiglie erano famiglie cristiane, c'è un sacco di cenone, a rivista, la famiglia cristiana, non è, c'è la, un giornale famiglia cristiana, ce l'andano a scugnoso un poco, però certe cose ha detto pure, ha detto chiudessimi famiglia cristiana, perché non abbiamo bisogno di scriviamo tutti, semplicemente a pappardella scrivere, non abbiamo bisogno di vide. Famiglie cristiane veramente, uomini che tenono lo spirito di Gesù, un suo attaccato alle sorti, un suo attaccato a loro stessi, e che fanno delle opere belle, educative, dove i guaglioni, convincete voi, vedete come sono stunati i guaglioni, come ci facciamo un discorso, quel discorso non si fa niente, ci vuole la mano di un Padre Eterno, quindi forza, un ne diciamo, ciutie, però non mettessimo a scorreggiare, perché quando meno non aspettavamo, sorgono delle persone che ripigliano a queste ore. Solo che c'è un grande punto interrogativo che siamo tutto sul benessere. 2200, i prieti pure erano a Chirichicola, ma a un certo punto è sorto San Francesco d'Assisi. E se non c'era stato San Francesco d'Assisi nel 1200, non c'era San Francesco e Paola. Perché San Francesco e Paola si chiama Francesco perché c'era San Francesco d'Assisi. E la mamma e il padre hanno avuto dopo 80 anni chiedendo a San Francesco. Quindi forza e coraggio. Chissà, un saccio manco io come è piaciuta sta cosa che vi reggi tu mo, eh? Io che alle persone piace, ma a me mi piace perché mi stupisce. Un saccio come hai fatto alla scriva. Già su munno, tunno, quante cose che ci sono, cose grandi e piccirille, tutte belle, tutte buone. C'è lo cielo e c'è lo sole, c'è la luna con le stelle, c'è lo mare con lo vento, fiumi, laghi, montagnelle. C'è su campi, prati e fiori, tanti alberi e foreste, le farfalle e le formiche, tanta gialli sempre in festa. C'è lo lupo e c'è l'agnello e c'è pure un ciucciariello. C'è lo cane e c'è lo gatto e c'è pure la cucubella. Campi e grano per lo pane, forza della compagnia, vigne belle per lo vino,
chi ne vinghia d'allegria. Ma chi fosse chi su monno senza etia, signore mia, che si è nato in già una stalla e ha chiangiuto come me, si è cresciuto in già una casa tutta china e meraviglia, con un vero padre attendo e una mamma come figlia, sempre attendo a tutte le cose a fatica un tappuzzato, vero amico e tutta la gente con lo cuore hai lavorato, agli poveri e agli ricchi, agli sani e agli malati, agli buoni e agli maligni, confidenza hai sempre dato. Te si fatto mente in croce per ne cancellare un peccato, per ne fare ritornare come Dio, figli di Dio. Però ancora in giasso mondo tanta gente non te conosce, tanta gente un zinne accorta e l'invidia sempre cresce. Chi ne tanto e chi ne niente, chi ne bello e chi ne brutto, chi ne vince e chi ne perda, concorrenza dappertutto. C'è un sacco di confusione dentro la capo e tanta gente, c'è paura e delusione dentro il cuore e troppa gente. Essi figli cieli noi, su confusi più di tutti, e non riescono a capire quando è giorno e quando è notte, su deluse nuove più grandi che dicimo e non facimo, perché non credimo a niente e tanto male ne facimo. Oh Madonna, vera mamma, tu che piangi per si figli, solo tu ne puoi imparare, vera mamma, vera figlia, a fare i padri, a fare le mamme, ad accompagnarsi figli, con chi luoghi grande e funne, luoghi senza cude paglia, ma guardate a chi lo figlio, sempre chi ne meraviglia, donandille pure a noi, suoi chi birli e suoi chi dolci, per guardare a chi su mondo senza ne spagnata la croce, donandille pure a noi, suoi cibirle, suoi cedoci, per aiutare si guaglione a sembrare a portare la croce. Pensando, mi sono commosso un pochettino perché uno sa ci manco io come mi sono riuscito queste parole, mi sono riuscito tutta una volta qua, proprio su cose misteriose che se non ne capisci. E mo mi veniva in mente che la Madonna c'entra la vita mia, c'entra la vita di tutti, no? In modo particolare perché mamma e papà si sono sposati il 7 ottobre la Madonna del Rosario, no? E non solo loro, io questa cosa qua non la sapevo, no? Magari pure ci saranno parecchi che vi ricordate quando sono sposati papà e mamma, io non la sapevo manco, l'ho scoperta poi con il tempo. E la cosa che mi ha impressionato è che lo stesso giorno, 7 ottobre del 1984, quando io abbia 27 anni, è stata la prima volta a sera, il 7 ottobre dell'84, era domenica, pure mamma e papà si sono sposati la domenica, una volta si sposavano la domenica, non eravamo come mamma, tutte queste cose. E allo battesimo ci mancava la mamma, dicevo, tutti i percorsi di preparazione, tutte queste cose, che poi c'è che te preparano, poi non bevono. Vabbè. C'è stato un papa, va, ricordate? 5, 6 e 7 ottobre del 1984, e io ho seguito il Papa con l'amici del movimento e comunione di liberazione, e l'hanno seguito alla mezza quando è venuto venerdì mattina, poi venerdì sera siamo venuti a Paola, che ha dormito a Paola, e ci sono un balconcino, il sabato mattina è venuto a Crotone, poi è ritornato un pomeriggio, ha celebrato la messa allo stadio, ma ricordate che siete più grandi, e io ero là
A domenica mattina partiamo e andiamo a Reggio Calabria con i giovani, perché c'è l'incontro con i giovani. Ah sì, la domenica 7 ottobre, quando mi signori qua dalla casa, io che il tempo pensava, stava docciando una guagliona di giù movimento, e una guagliona che faceva pure l'esperienza cristiana, perché io a Gesù Cristo aveva cominciato a conoscere un anno e mezzo prima. Però io a prima non se ne parlava proprio. Quando signori qua dalla casa, tutto stancata, la domenica sera, 7 ottobre, lo stesso giorno, la Madonna del Rosario, la prima volta mi metto un pigiama tutto stancato, e mi viene a suo pensiero di donarmi completamente al Signore, no? E mi viene a ridere, perché dico io, che tu ti immaginavo che io diventavo semplicemente la stessa, cioè, parecchie persone, genitori, mi guardavano, dice, mo sono passati 22 anni, casino prima, no, a novembre sono 22 anni, poi con il tempo, se vita, alla squagliata della neve, poi se vita che c'è sotto la neve, no? Cioè, non la vi pressa, perché poi il tempo è un grande Signore, che dice la verità, se una cosa è vera, con il tempo rimane, se non è vera, se ne va. E chissà come, allora mi prende ride, amico, non ci avevo mai pensato di donarmi completamente. Gesù Cristo alla chiesa, la mattina o l'ore, mi sveglio, sempre con questo pediatri di io, si aiuta a lavorare, lavorava con un'amica che ci stava imparando a fare, ma ricordate i lavoretti con la creta, no? I pescarielli, no? Ci stava aiutando a sembrare. E lei era alle spalle, a me mi rende ride, come se si gira e mi dice, ma domani perché ride che c'è lì? Ah, se non ci avete, c'è un signore a confessare con un amico, un primo, ho detto, ma sta succedendo questo qua? Pensa, questa cosa qua. E da allora poi è giunto. Perciò mi sono commosso a pensare alla Madonna, a Madonna. E poi, va ricordate Giovanni Paolo II, come era legato alla Madonna? Lui che a mamma aveva perso con la piccinella, 9 anni. Pensate a queste cose. Noi quando diciamo, è morta la mamma, che non la Boarielli, piano, piano, diciamo un Boarielli. Probabilmente Giovanni Paolo II non avesse avuto che la forza, se avesse avuto una mamma sempre mentre che sono stato tenendo il coso, non me la devi darmi, okay? Un po' che vivi e lascia vivere tutta questa cosa, te blocca, un po' che te, no. Giovanni Paolo II è l'uomo più grande della storia al momento, no? Proprio perché ha sofferto. Io direi, che ora abbiamo fatto? Quante cose? E poi andiamo alla... Quante cose che facciamo senza ci pensare, quante cose che diciamo ma senza i capire, quante cose che volimo, quante cose ne accattiamo, quante cose abbiamo ma non ne servono, quante cose che vediamo ma senza guardare, quante cose che pensiamo ma non volimo dire, quante cose che toccavo, quante cose che provavo, quante cose ma non abbastano. Quante cose che abbiamo accattato, quante cose che avevo, quante cose che abbiamo fatto, ma cambiando l'ordine dei fattori, che è cambiato, il prodotto è sempre lo stesso, una mestatina. Ma una sola è la cosa che ne possa sia, una sola e non se può nemmeno immaginare. Io che sempre s'ammoccia, ma prima o poi se va a trovare, rispettando sempre tutta quanta a libertà. Uno solo è lo segreto da felicità, uno solo è lo tesoro che sa di trovare, è un amico vero e antico che è venuto a ne trovare e a ne dire tutta quanta è solo a verità.
e annedire tutta quanta è solo a verità. È chiaro che amico, l'amico è Gesù, perché è chi il suo problema è Gesù. Io chi su l'83 a maggio, il 28 maggio, ha incominciato a sentire. Sa compagnia, sa cosa sana, sa cosa che ti accompagna, un Signore che ti accompagna, non che ti risolva, e che ti dà una forza, che ti dà una certezza. Chi è il vero tesoro? Se voi guardate qua, no? Poi leggetevi, c'è una domanda che l'anticristo, l'avversario di Cristo, quando piglia il potere, già un romanzo, un Dio nuovo, c'è la salute, e il benessere, e il fiorito, i piaceri, chi è il Dio nuovo, amici miei? Perciò poi ne potevo lamentare, ne hanno fatto vita, chissà chi ne ha fatto, che ha passato, abbiamo arrivato, siamo arrivati, c'è niente, amici miei, ma cominciamo a lo vedere, e ancora, e poco, accettatevi ancora in voi, perché le cose non miglioreranno dal punto di vista comune. Ma io vi dico, perché è la verità, amici miei. Allora, l'imperatore che comanda tutto quanto, dice a sì, quattro cristianicchi che sono rimasti, proprio quattro, allo Papa. Dice, strani uomini abbandonati dalla maggioranza dei vostri fratelli e capo, non sta a sentire più nessuno, che ne sta a sentire più i prievi, tu Papa, che non sta a sentire. E non sta a sentire, ma l'economia, i soldi, chi lo sta a sentire, tutti quanti. Cosa avete di più caro nel cristianesimo? Dice, non mi capo d'ogno. E risponde Ustarez, che era come un papa, no? Dice, grande sovrano, quello che di più caro abbiamo nel cristianesimo è Gesù Cristo stesso. Lui stesso e tutto ciò che viene da Lui, giacché noi sappiamo che in Lui dimora corporalmente tutta la pienezza della divinità. Se c'è Gesù Cristo, amici miei, c'è tutto, non abbiamo bisogno di niente. Noi invece pensiamo che prima c'è Gesù Cristo, sì, è una cosa importante, però poi avete un'altra cosa. A me quello che mi fa assaggio usa quella capa e chiesa, perciò poi c'è tutto il grido, mi metto a sbagliare, perché non è di questa maniera. Io non è che sono un cammone e poi dopo... No, Gesù Cristo è compagno, dice, ma pigliati un gusto a tutte le cose, chi fa, chi ti piace, no? E chi sa rivoluzionare, perché per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Allora forse è meglio che concludiamo con le due canzoni che piacciono pure al maestro qua, perché se io non avessi incontrato a Don Giuseppe, a Don Lorenzo con tutto il rispetto, ci voglio bene, anche se ne siamo sempre un pochettino, se io non avessi incontrato Don Giussani, suo prievite milanese, invece sapete sentito che è iniziata la causa di beatificazione. Io cristianesimo, così come vivevo noi, a porta fortuna, non mi avessi convinto. Quindi state attenti che tanti figli vostri, tanti nepoti, stanno a sedere, non ci avete, non ci credete manco voi, non ci sapete tra me, perché un problema con il cristianesimo, un è fammi sta buona, fammi credere a Dio, perché Gesù Cristo è venuto solamente per chiesa, per ne testimoniare che è possibile credere in Dio puro quando t'accusano. Per esempio, Padre Fedele, poveriello, è uno che non ci crede a Dio. Perché se credi a Dio, non avete di dire niente, a te ha ragione, hai sbagliato, se ne avete io. Non che tu ti sa cosa accade. Mi spiego. Se a mia mi accusate che hai messo le mani sopra un bambino, io me ne fienno. Poi in Luca, c'è scatto. Perché chi se lo è lui? Gesù Cristo c'è quando c'è qualcuno veramente che è dell'altro mondo, non quando parla buono, è un bravo guaglione, è una brava guaglione. Usiamo chi è brava persona e il mondo si sta scacciando con tutte queste brave persone che ci sono. Supprivete, ieri sera, dopo che aveva detto tutte che le schifezze e che le cose, su tutto deve stare che lo là, dice, ti negava tutto, pari è una persona brava. Mi spiego, perché poveriello è malato. Allora, noi ame vegliare e pregare e ame sperare che ci siano delle persone che accolgono Gesù. Come si sente? Sentite questa canzone che ci ha fatto
la voglia che avevi. Chi se ne... pensate alle persone che voi mi ha ricordato, io mi ha ricordato Zio Maruzzo, mi ha ricordato Zio Maruzzo. Zio Maruzzo, io perché sono così sempre sorridente? Perché Zio Maruzzo era sempre sorridente. Mamma, non è che signor mai c'è te. Chi se quando avevi le persone, Don Giussani, avevi la voglia di vivere, non avevo bisogno di persone che tenano voglia di vivere, non che si sbaglia, capite? Perciò io quando canto penso a Patrimo, penso a Zio, penso a tutte le persone positive che ci sono state e che ci sono tra la vita mia. E speriamo che il Signore non ne fa mancare, perché non ne fa, non mi ha dato ancuno per ne fa venire agonia di vivere e di lavorare, e di ne sposare, e di fare figli, e di ne divertire. A me vive, perché oggi cupite, ancora con dono. Voglia che avevi di ridere e cantare, era come il vento la sera, che spazza via le nubi e il temporale, i tuoi diventa più vera, i tuoi occhi vedevano tutto e guardavano al cuore, le parole portavano il fuoco e la voglia di andare, andare. Il ragazzo nei campi, il ragazzo che cantava, non aveva mai visto il destino, e l'abbraccio del padre, l'abbraccio che cercava, incendiò come il sole il mattino. I tuoi occhi vedevano tutto e guardavano al cuore. Le parole portavano il fuoco e la voglia di andare, andare. Da quando sei partito non voglio più lasciarti. Nel pane ti trovo e nel vino. Ora tu puoi vedermi ed io posso parlarti, ti sento ogni giorno vicino. I tuoi occhi che vedono tutto ora guardano il cuore. Le parole ci portano il fuoco e la voglia di andare, 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 andare. Un applauso a Gesù e a Don Giussani. Don Giussani fino alla fine non si è mai lamentato, pure quello come Giovanni Paolo II è tutto via via, sbase già rotella, è stato male, insomma, ha sofferto parecchi anni, non si è mai lamentato, ogni volta farfugliava, non si capisce, ma ne dice sempre parole belle, ne invitava, e mo mi è venuto in mente Zio Maruzzo, no? Che noi quando stava male via la maschera d'ossigeno all'ospedale, mi ha mandato a chiamare che mi voleva bere, allora io sono usciso, no? Allora, signor state. E poi mi ha fatto con la mano così, vi giuro, ha fatto, stai ieri, andare, quando hai detto andare, mi è venuto in mente Zio Maruzzo, che era di una positività, va a ricordare, era raro proprio trovare Zio Maruzzo arrangiato, sempre con quello sorriso, e quando ci contava una cosa, dice Zio Maruzzo, hai visto, era contento, e lo vedi che era contento con te, ci contavano un guaio, Zio Maruzzo, mamma mia, la miseria faceva, cioè questo è un massimo. Queste sono le persone di cui abbiamo bisogno. Se tu ci dici una cosa bella e gioisce con te, se ci dici una cosa bella e mangia la miseria, partecipa con te. Queste sono le cose di cui abbiamo bisogno. Allora, ultime due. Chi è la musica? Giuliano Mandolini. Chi è la musica e chi su tutte le cose belle non si perdono. Io, quello che canto mo, se voi andate al cimitero alla tomba del papà, ce la trovate scritta.
perché ci hai fatto scrivere proprio un ritornello esa canzone, perché papà era appassionato dalla musica. Io, mi piace la musica perché aiuta papà che era appassionato dalla musica. Io leggo la musica nei campi di grano e lungo i fianchi delle colline, nelle tue lacrime disperate per un dolore senza fine. Lungo i binari di un vecchio treno, nei sogni grandi di un ragazzino, tra tutte le stelle della notte e l'ultima del mattino. Tutta la musica è una strada di luce, porta a te, amico mio, eccomi un fiume luminoso, porta al mare di Dio. Vorrei venire anch'io, come vorrei. Io leggo la musica nelle mani, forti e sicure degli amici veri, di chi non vuol dimenticare che nulla è più come ieri. Nelle case abbandonate, con il fuoco che brucia ancora, nelle notti di meraviglia di un cuore che si innamora. Tutta la musica è una strada di luce, fare le riso, da vedere che perché io tengo una concezione da modo che concludiamo, poi siamo tutti sotto lo stesso cielo, prima da cantare assieme che potremmo cantare. Io tengo questa concezione da vita: quando un enue muore, no? E se può muore a chiove a morire un giovane, che succede, no? Pensateci, state ma sede, poi vi metto come una pulce nel cuore. Allora, quando uno muore e passa dall'altra parte, va all'altro mondo, dice, se mi aiuta all'altro mondo, no? Che succede? All'altro mondo non c'è più la cosa che c'è, è una cosa molto simile, ma è totalmente diversa. Per esempio, un cielo tempo, un cielo orologio, un cielo stagione, un cielo spazio, per di una parte all'altra, un ne camminà, un ne sudà, un ne piglia aerei, boom, è un'altra dimensione. Per cui, su un cielo tempo, ma guardate un po' che dici che si chiama un po' che si chiama, quello che vi dico, un ne è solamente una ciutia mia, è una cosa che si studia allo seminario pure, no? La teologia. È una ipotesi molto bella e ragionevole. Una volta che passi da parte della Gabriele, quando papà è chiuso, no, un figlio, un padre, una mamma, una moglie, una... quando...